29 dicembre 1984, a 2 mesi dalla morte di sua madre Indira per mano di 2 guardie del corpo, Rajiv Gandhi stravince le elezioni generali in India, portando il partito del Congresso a ottenere 401 seggi sui 508 disponibili. Durante il suo governo, Rajiv riesce a rinnovare il partito del Congresso, corrotto da troppi anni di potere incontrastato, e inaugura una politica più liberista di quella di sua madre, che incoraggia gli investimenti esteri. Nonostante i suoi successi, viene però sconfitto alle elezioni del 1989 e muore a sua volta ucciso dai terroristi tamil nel 1991.